saper leggere un circuito elettrico, con la stessa semplicità con cui leggiamo un testo. Questo è un ottimo obiettivo. Per arrivare a possedere questa abilità, uno dei primi passi da compiere è il saper individuare componenti collegati in serie e componenti collegati in parallelo. Evidenziamo alcuni tipici errori, utilizzando un semplice circuito. I componenti 1 e 2 sono collegati in parallelo. I componenti 1 e 3 sono collegati in serie. I componenti 1 e 4 sono collegati in serie. I componenti 3 e 5 sono collegati in parallelo. Spesso diamo importanza alla posizione dei componenti, mentre dovremmo dare importanza solo ai loro collegamenti. Ad esempio, due componenti allineati non è detto che risultino collegati in serie. Allo stesso modo, due componenti affiancati non è detto che risultino collegati in parallelo. Dobbiamo analizzare, invece, la loro connessione. Ci riferiamo, ovviamente, a componenti con due terminali. Due componenti sono collegati in serie quando il terminale di uscita del primo è collegato esclusivamente, e sottolineo esclusivamente, al terminale di ingresso del secondo. Vediamo altri esempi ed evidenziamo nuovamente come non è importante la posizione dei componenti, ma solo la loro connessione esclusiva, cioè priva di derivazioni. Anche questa strana connessione rende comunque i due componenti collegati in serie, perché il percorso dal primo al secondo non presenta derivazioni. Quindi, basta anche una sola derivazione, in qualunque punto del percorso, e in qualunque direzione, perché i due componenti non si possano considerare collegati in serie. Due componenti sono collegati in parallelo quando sono connessi direttamente, cioè senza componenti intermedi, sia i terminali di ingresso che i terminali di uscita. Vediamo altri esempi di collegamenti in parallelo. Notiamo sempre i collegamenti diretti, ingresso con ingresso e uscita con uscita. Basta anche un solo componente inserito tra gli ingressi o tra le uscite per impedire un collegamento in parallelo. Sappiamo che il terminale di uscita del primo componente è collegato esclusivamente al terminale di ingresso del secondo. La corrente non avrà altra possibilità che passare totalmente da un componente all'altro. Pertanto, due componenti collegati in serie sono attraversati dalla stessa corrente. Due punti connessi direttamente rappresentano elettricamente lo stesso punto. Ne deriva che entrambi i componenti hanno potenziale identico in ingresso e potenziale identico in uscita. Possiamo affermare che a due componenti collegati in parallelo è applicata la stessa tensione. Torniamo all'esempio iniziale. I componenti 1 e 2 non sono collegati in parallelo, perché non sono collegati tra loro direttamente i terminali di ingresso e i terminali di uscita. I componenti 1 e 3 non sono collegati in serie, perché tra loro è presente la derivazione verso il componente 4. I componenti 1 e 4 non sono collegati in serie, perché tra loro è presente la derivazione verso il componente 3. I componenti 3 e 5 non sono collegati in parallelo, perché tra loro è presente il componente 4. I componenti 1 e 2, insieme al generatore di tensione E, sono elementi collegati in serie, in quanto non sono presenti derivazioni tra loro.
Infine, i componenti 4 e 5 sono evidentemente collegati in serie.